o come la Sì, ma non so se ti rendi conto che tutti sono impegnati a ridurre lo stress, ma non le sue cause. È pazzesco. Spiegati meglio. Tu vai a fare jogging? Sì, ogni tanto per tenermi in forma. E quante ore al giorno lavori? 8 di media. E quando vai a correre? Dopo l'ufficio. Qualche volta anche di domenica. E non sarebbe più logico che tu lavorassi di meno e avessi invece del tempo in più per passeggiare nel parco? Recepito. La televisione. Che t'ha fatto di male? Che il nemico che tu paventi. Sarebbe molto meglio considerarla tale. Esagerato. No, è vero. Vedi, quando la gente intravede un nemico, si arma e combatte. Oggi invece il nemico è più subdolo, intelligente e più abile. Si nasconde molto meglio.
sono promesse che tu puoi fare a te stesso e che tu possa mantenere con quella bottiglia tra le mani. Continua. Tu puoi dirti va bene, ne bevo solamente un terzo, ma quando sei arrivato a berti quel terzo con l'alcol che hai in corpo, ti sei bella scordato. Averne per esempio una che è direttamente da un terzo. Bravo. Se le trasmissioni si facessero per due sole ore, per esempio dalle 9 alle 11 di sera, certe cose forse riprenderebbero il loro corso. Ma tu credi davvero che la TV sia il male del secolo? La macchina scaccia idee? Non lo credo. So solo che guardandola dopo un po' ricomincia ad avvertire la sensazione di cui t'ho parlato prima, di sfregamento, logorio dei lobi frontali. La sensazione di...